Non avrei mai creduto di poter pronunciare queste parole così presto, ma finalmente posso dirvi quando uscirà il nuovo iPhone 8. Salve ragazzi e bentornati con un nuovissimo video. Allora, sono a 600 km da casa mia. Sono le 9 di mattina. Non so se c'è qualcuno che potrei stare svegliando nella stanza accanto, dato che sto parlando molto forte. E niente, quanto è bella la vita da YouTuber. Comunque sia, per quale motivo faccio questo video anche se non sto a casa mia? Perché dovevo farlo molto urgentemente. Per quale motivo? Perché ci sono molte nuove informazioni che ho da dirvi su questo nuovo iPhone. Devo dirvele immediatamente perché sono davvero molto succulente. E finalmente, ragazzi, attraverso alcuni calcoli molto scientifici e matematici, posso darvi una data di uscita di questo iPhone 8 in esclusiva per voi. E quindi, ragazzi, voglio partire subito con la cosa più importante, ovvero la data di uscita. Quando uscirà quest'iPhone? Bene, prima di dirvelo, però voglio che lasciate un bel pollicione in su sotto questo video, ragazzi. Raggiungiamo i 15.000 mi piace per un altro video su iPhone 8 e chissà, magari proprio nel prossimo video potrei avere questo nuovo cellulare in mano. Sì, perché manca molto meno di quello che pensate. Quindi, se avete lasciato un bel mi piace sotto questo video, possiamo partire. Che cosa è successo di così importante in questi giorni? È successo che la cara amica Apple ha mandato finalmente l'invito alla stampa, ovvero i giornali, a quelli che hanno i siti, a quelli che fanno le foto e robe così, dell'evento Apple in cui sarà presentato l'iPhone 8. Il nome dell'evento è Incontriamoci al nostro posto. Sì, questo è proprio il nome. E pensate che l'evento si terrà il 12 settembre, quindi fra una roba come 10 giorni? Ma questo non significa che l'iPhone 8 uscirà il 12 settembre. Il 12 settembre, ragazzi, in questo evento Apple che tutti stanno aspettando, si pensa ci sarà intanto la presentazione dell'iPhone 8. Dopodiché una nuova generazione di Apple Watch e anche una nuova generazione di Apple TV. Queste sono le novità più succulente che dovrebbero esserci in questo nuovo evento. Apro una piccola parentesi, ragazzi, il 12 settembre sicuro che farò una diretta sul mio canale YouTube proprio mentre presenteranno l'iPhone 8, quindi non perdetevela, prendete il vostro cellulare e appuntatevi il 12 settembre. 12 settembre, canale Golden Jumpy, diretta live. Bene, ora che sappiamo che la data dell'evento in cui sarà presentato l'iPhone 8 il 12 settembre, per avere una data anche dell'uscita dell'iPhone 8, che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto, beh, dobbiamo andare a vedere il passato. Dobbiamo andare a vedere le date di uscite e di presentazione degli iPhone del passato. Quindi, ragazzi, mi sono preparato sul mio computer gli ultimi iPhone, le date degli ultimi iPhone usciti, iPhone 6S e iPhone 6S Plus. Allora, pensate che l'iPhone 6S è stato presentato il 9 settembre, quindi l'evento c'è stato il 9 settembre ed è uscito al pubblico in alcuni paesi il 25 settembre, quindi all'incirca una quindicina di giorni dopo. Solo 2 settimane dopo dalla presentazione l'iPhone 6S era già uscito, mentre in Italia è uscito per l'esattezza il 9 ottobre, quindi esattamente un mese di tempo. Questo per quanto riguarda l'iPhone 6S, ma se andiamo a vedere l'iPhone 7, ragazzi, ci sono buone notizie perché dovete sapere che l'iPhone 7 è stato presentato il 7 settembre 2016 e ascoltate bene, è uscito al pubblico in alcuni paesi il 16 settembre 2016, quindi con meno di 10 giorni di distanza dalla presentazione l'iPhone era già uscito. Ebbene, dopo aver visto queste date, ragazzi, uno può facilmente comprendere che se l'iPhone 8 sarà presentato il 12 settembre, di solito Apple in questi ultimi anni per far uscire un iPhone ci mette, rispetto alla data di presentazione, dai 10 giorni al mese di tempo. Quindi, ragazzi, ascoltatemi bene. Adesso io voglio sparare una data. Vediamo se ci azzecco. Secondo i miei calcoli, quest'iPhone uscirà, io mi sento che uscirà verso l'inizio di ottobre, o tipo il 5 ottobre, o l'8 ottobre o il 10 ottobre. Se ci ho azzeccato, voglio un premio da 10 milioni di dollari, anzi euro. Quindi, secondo me, in Italia l'iPhone 8 uscirà fra un intervallo di tempo tra il 31 settembre e il 12 ottobre. Ecco, questo è l'intervallo di tempo che gli do.
Ovviamente potrebbe uscire anche prima. E incrociamo il dita perché appena uscirà farò subito un video in cui lo andrò a prendere, penso, oppure ve lo mostrerò direttamente nel video. Detto questo, ragazzi, pensate che si crede anche che questo iPhone 8 non avrà il sensore di impronte digitali, o se ce l'avrà sarà una cosa in più, perché la cosa principale per sbloccare il telefono non sarà il PIN, non sarà il sensore di impronte digitali, ma sarà la nostra faccia. Infatti ci sarà tipo una registrazione del nostro viso in 3D, non so, tipo la prima volta dovremo prendere l'iPhone e registrare il nostro viso in 3D in questo modo, dopodiché potremo sbloccarlo molto più facilmente, il sensore sarà migliorato, quindi basterà prendere il telefono, puff, e si sbloccherà immediatamente. Questa, beh, se funziona davvero è una figata. Speriamo che non funzioni con le foto, tipo mi faccio un selfie, lo invio a un mio amico, lui prende il selfie, lo mette sull'iPhone e si sblocca. Non credo che funzionerà, proprio per il fatto che dovremo registrare il nostro viso in 3D e quindi la cosa sarà un po' più accurata. Insomma, Apple non è che mette le puttanate. Bene ragazzi, quindi io la mia data l'ho detta. Fra un poco più di un mese massimo, o anche molto meno di un mese, l'iPhone 8 uscirà. Quindi siamo giunti al termine di questo video. Vi invito a lasciare un bel pollicione in su, ragazzi, lasciate un mi piace e raggiungiamo e superiamo i 15.000 mi piace per un altro video su iPhone 8. E come vi ho detto, magari la prossima volta, nel prossimo video, potrei avere proprio questo telefono in mano. Lo spero. Lasciate tanti commenti qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone e ciao a tutti.